questo si chiama mangime, è la miscela di vari cereali che poi viene mescolato all'acqua e viene distribuito nei trovoli dei suini. Siamo a Spresiano, provincia di Treviso. Questo è un allevamento intensivo di suini. Allevamento intensivo si intende un sistema di allevamento dove gli animali vengono costretti all'interno di un capannone manufatto in cemento e allevati in maniera razionale, quindi non a contatto con agenti esterni che potrebbero essere anche nocivi sia per l'animale stesso e sia per poi il consumatore. In questa azienda quanti capi avete? Ci sono circa 6.500 capi. Noi produciamo un suino destinato alle produzioni tipiche italiane, DOP e IGP. Sono suini che vengono alimentati secondo disciplinare, farina di mais, farina di frumento, farina di soia, crusca. Ogni anno in Italia si allevano 10 milioni di suini, 6 milioni di bovini e 500 milioni di polli, quasi tutti provenienti dagli allevamenti intensivi della pianura padana. Aziende che riforniscono l'industria alimentare made in Italy e che sempre di più finiscono sotto accusa per il loro impatto sul clima e sull'ambiente. Il sistema di allevamenti intensivi è un problema perché necessita di risorse che non abbiamo. Consideriamo che adesso circa il 70% dei suoli agricoli li utilizziamo per produrre derrate, coltivazioni che diventeranno mangimi. Stessa cosa pensiamo all'acqua, siamo in un anno dove la siccità è tremenda, è la peggiore siccità degli ultimi 70 anni. In Italia la seconda coltura maggiormente idroesigente è il mais. Il mais che viene utilizzato per la gran parte dei casi per diventare cibo per animali. Ma il problema degli allevamenti intensivi non è solo la mancanza di risorse. In Italia la seconda causa di formazione delle polveri fini è l'ammoniaca che fuoriesce dagli allevamenti principalmente. E qui lo possiamo vedere esattamente dal grafico che la pianura padana sono queste zone rosse dove ci sono le concentrazioni maggiori. Gli allevamenti intensivi sono ancora sostenibili? Sì, l'allevamento intensivo è sostenibile, non c'è ombra di dubbio, perché solamente nell'allevamento intensivo noi riusciamo a ottimizzare i costi di produzione. Se io dovessi tenere un suino allo stato brado, dove si possono tenere 6-7 suini ettaro, no, qui così avrei bisogno di almeno oltre 1000 ettari di terreno. Nella nostra zona acquistare 1000 ettari di terreno vuol dire investire 60-70 milioni di euro. E andiamo a vendere un suino a che prezzo? Il consumatore è disposto a pagare la carne 3-4 volte il prezzo con cui oggi è messa sul mercato? Dobbiamo farci anche queste domande. Non è sostenibile? A pochi chilometri da Spresiano entriamo in un'altra stalla, un allevamento intensivo di bovini. Io lo chiamerei allevamento protetto, perché sono convinto che gli animali in questi allevamenti sono protetti. Protetti da cosa? Vengono curati se stanno male, vengono alimentati da alimentaristi in base ai fabbisogni, hanno acque pulite e poi sono seguiti tutti i giorni dai nostri veterinari e dai nostri allevatori. Questi vitelli li abbiamo isolati perché per vari motivi, quando hanno qualche patologia, isolandoli riusciamo a recuperarli. Quindi questo è l'ospedale dell'azienda? Questo è l'ospedale dell'azienda, proprio. Quelle che abbiamo visto sono aziende controllate, ma gli allevamenti intensivi non sono sempre così. Queste immagini sono state girate nell'ultimo anno in alcuni allevamenti della pianura padana. Le scrofe sono fasciate dalle gabbie e possono muoversi a malapena.
Abbiamo un passo obbligato da fare, dobbiamo allevare meno animali. Dobbiamo passare da un metodo intensivo a un modello più estensivo, quindi questi animali devono rivedere un prato, devono uscire dai capannoni dove stanno chiusi adesso da quando nascono a quando vengono macellati. In Italia nel 1960 consumavamo qualcosa come 21 kg di carne pro capite annua, adesso siamo arrivati a quasi 80 kg. Per rispettare gli accordi di Parigi e quindi non andare oltre l'innalzamento di 1,5 gradi, noi dovremmo nel 2030 tagliare a livello globale questo, a 24 kg annuo per persona e a 16 kg annuo per persona nel 2050. Servono politiche che aiutino gli allevatori a ridurre il numero di animali allevati e servono anche politiche che vanno ad agire sui consumi.